Λέγκα Σκάτ ή Φραγκούτς. Μια γάρα, Apple. Apple. What's the meaning? Apple. Apple, open. Basta poco. Basta poco. E succa sai. E succa sai. Grazie, che lo sapete. Tanto che ho preso qualche bicchiere in più, mi si è toccato un pezzo con una che si è scandato. Benzino che ti dà la Calabria. Allora, great round of applause. Thank you very much. Ciao, mamma. Taking your time and giving us all of your help to make what today is most special. Questa è la Calabria nel cuore. Calabria, io ci dico. It's an honor for me. Thank you. Tu sei simpatica, brava, viva. Thank you. I'm going to go to the car. Diamo spazio anche a chi sta lavorando, per esempio, perché domani sera siamo ospiti vostri. Domani siamo a Niagara, siamo a Niagara. Noi siamo ospiti vostri. Siamo ospiti, quindi dove ci portano fino a Niagara? Una bella serata. Dobbiamo veramente facevo una riflessione prima che per gioco così tra amici, io e Cosimo, siamo riusciti a fare una bella cosa. Guarda. Bravo. Questo connubio tra calabresi, cioè una cosa troppo bella, troppo bella, veramente emozionante. Facciamo una cosa, guarda, adesso sono le feste natalizie, mi si accappano la pelle, ma mi si aggrizza nei cani come sono intelletto. Scusa Sergio, vogliamo far vedere quanta gente c'è? Fai vedere questa cosa qua. Per gioco è iniziato, sì, vabbè, no, per gioco, per quella cosa ci apparteneva questa straordinaria esperienza, questa ci piace e questa è il primo Telesio, ragazzi. Il professore che poco fa noi tu parlavi. Ci siamo confrontati, è veramente una persona che
da molti anni, cioè è cresciuto qui professionalmente, però ancora dopo 50 anni ha in cuore la Calabria, cioè parla dei giovani, veramente, veramente costruttivo questa cosa, anzi invito veramente negli anni prossimi a imprenditori, amici che vogliono venire, sì, proprio a passare una settimana così, veramente a verificare come questa gente è riuscita a creare, perché Van, ieri siamo stati lì, una città di 400.000 abitanti di cui 300.000 sono calabresi. Se ci riesce questa cosa, grazie anche soprattutto impegno con il sindaco, se c'è questo gemellaggio, non diciamo niente, però ma non solo il sindaco di Cosenza, che abbiamo avuto la fortuna oggi di averlo, ma anche gli altri sindaci di Catanzaro, di Reggio, di Crotone, la nuova unione tra Rossano e Corigliano, quindi voglio dire, possono serenamente venire, noi manderemo le richieste come promotori del premio Telesio, veramente a verificare sul posto quali sono le possibilità, quali sono le capacità nostre di interloquire con queste due realtà che poi sono calabresi, cioè non abbiamo nulla da insegnarci, ma abbiamo tanto da apprendere, ecco. Questa è questa cosa. Mi è piaciuta, stavamo scherzando questa cosa qua. Sergio dice, è iniziata per gioco, per telefono. Questa è il primo telefono, cioè è la 11ª edizione, ragazzi, si sta cresciamo insieme. Con grande arriveremo alla 50ª edizione, poi dopo io e te ce l'andiamo. Arrivederci, buonasera. Ragazzi, scusate il disturbo, prendiamo un drink. Buonasera, auguri a tutti. Grazie. Allora io direi complimenti anche per il premio. Grazie, non me l'aspettavo. E la riconoscenza che loro danno. Solo che Ciccoline, guarda che è una cosa, sta parlando caso qua il sole, sì, cerimonie, anche due volte, in italiano e in inglese, quindi raddoppia il disturbo. Ti senti perfetto? Sì, molto, è bella esperienza, bellissima. Sul territorio questa cosa ci piace. Bellissima perché c'è questo forte legame Canada, Calabria, è emozionante insomma vivere certe cose. Vediamo poco fa, se che Mazzuca diceva, è iniziato per gioco ed è una bella realtà. Sì, avevo visto qualcosa nell'edizione precedente tramite la televisione, adesso vederla dal vivo in prima persona è molto più suggestivo. Sì. Grazie della vostra presenza e di questa straordinaria amicizia. Allora, Meo Cantano, grazie davvero. Bene qua. Un cantante. Sai perché? Sì. Che è stata bella questa cosa. Questa è una cosa straordinaria. Io ti ho portato il CD del nostro grande Natale Gentofanti. Poco fa lui cantava, caro Serafino, lui è un grande artista, davvero. Ma dalla Calabria qua. Sì. Allora, Natale Gentofanti ha mandato dei CD per farteli ascoltare. Ma sì, li passa alla radio, se me li dà. Sì, sì, è un programma. C'è calabrese. Valentina, quella. Salutiamo Valentina. Valentina! La straordinaria voce, la tarantella, Fortunato. Come si chiama? Stilettano. Come? Fortunato Stilettano. Ma ti ne pure con un cavaggio, figlio! E allora, tu vivi qua, hai fatto questa bella. Ma sei nato qua, No, io sono nato in Calabria, Siderno, Reggio Calabria. E sono venuto qua quando avevo 16 anni, quindi mi posso considerare mezzo calabrese e mezzo canadese, che io vi dico. Forse è così. Però tu fai l'artista, ma fai anche un altro lavoro. Un altro? Se era un altro era. Import ed export, mi sembra che fai. Sì, facevo import export, poi ho cambiato, faccio un po' di lavori, faccio anche lavori di rinnovazione di case, guarda, dove c'è lavoro mi chiappi tutti i parti. Allora, mi pare di aver capito, di mandare questo ennesimo
messaggio positivo, che questa è una terra riconoscente, una terra che se, se vuoi lavorare, lavori. Questa ti devo dire, meritocratica. Pino, io ho un programma alla CIN, che sarebbe la radio italiana del Canada, e porto avanti la Calabria sempre, quando posso. Il programma è calabrese, ovviamente tutte le canzoni calabresi, però parliamo anche di altre cose, non solo di musica. Si parla anche di aprire le porte soprattutto ai calabresi che vengano qua in Canada, perché c'è lavoro, e purtroppo in Calabria, come lo sappiamo, io lo so per esperienze pure personali, non, il lavoro non c'è, perché se ci fosse il lavoro... Lavoro un genna vagabondo, compare. Allora, questa... Ma uno, se non c'è lavoro, si faceva vagabondo, sì o no? No, però ecco, questa, dicevo, la terra è meritocratica, perché se tu vuoi lavorare, sì, tu sì, fai certo, questo lavoro, hai comprato uno spazio alla Cina, perché ci vogliono i soldini per comprare. Sì, no, sì, sì, ci vuole. Beh, ci sono gli sponsor. Che dici? Che non lo conosco. Manda Lino Canone, manda lui. Se è nuovo, Giancarlo, Giancarlo è il nostro sponsor ufficiale, perché ci ospita da tanti. Piacere, Giancarlo. Stavamo parlando di Calabria, ovviamente non si può non parlare di Calabria, perché io la Calabria ce l'ho nel cuore, scrivo in calabrese tutte le canzoni, quasi tutte in calabrese. Alla CIN lavora, gente, adesso. Alla CIN? A CIN Radio, sì. Facciamo il programma Cori Calabrisi, Cori, non cangia mai sto cuore. Che meraviglia, che meraviglia. E quindi vediamo di riuscire a fare un altro soldo, vabbè, noi ci siamo sempre. Allora, scusa, vabbè, ma lo facciamo il lunedì da te, ti devo consegnare la croce del Bisanzio. Va bene, sempre un piacere. Mastro Roberto. Per me, lo dico con grande, questo lo dico in televisione, per me è il più bel ristorante che c'è in Canada, lo dico con il cuore. È tutto registrato, Allora, bravo, complimenti. Grazie Pino, grazie. Io vorrei salutare... Che si ternise buono che teniva. Bravo. Vorrei salutare tutti i calabresi che guardano il tuo canale, veramente col cuore, con affetto, stiamo facendo di tutto per far venire i calabresi, i giovani, qua in Canada. È difficilissimo, perché le leggi sono proprio... hanno chiuso l'emigrazione qua nei confronti degli europei. Però... noi ce la mettiamo tutti, siamo con voi, ragazzi, va bene? Viva la bella Calabria che lavora questa mattina. Piano piano facciamo roba all'immigrazione. Ma il problema è che questi italiani vogliono venire qua e non vogliono lavorare, qual è il problema? Lavoro in Ginevra, vagabondo, che scherzo. Scusa, meno di via. Possiamo conoscere questa bella ragazza, scusa. Solo mascolo. Aspetta. Allora, lui... dicevo che dopo ci troviamo meglio, no? Viene sì, bello, sì, come no? Di Natale Centofante, lo salutiamo a Natale, il capo della musica calabrese, che devo dire, la famiglia Centofante. Turi Rugolo. Turi, sì, ciao Turi, quanto tempo che non ti vedevo. Vimola, comare mio, siamo qua nel suo canale, ogni giorno da tu venite, Cavù e Turi, tutti e due. Organizzeremo. Speriamo. Abbiamo portato Mimmo Cavallaro, un saluto al grande cantautore nostro, Mimmo Cavallaro, è venuto 2 mesi fa. Ciao Mimmo. Questo è importante, portare avanti Valentina, te lo ricordo, Valentina Organetto, Stillitano, questa è una bella cosa. Sei emozionatissimo. L'unica cosa che mi fa, Pino, questo... devo andare là perché mi chiama Ciccolino. Però prima di andare là ti presento a Katia Rizzo, che lei è una ragazza di Maierato, venuta in Canada all'incirca 2 anni e mezzo fa, 3 anni, si è fatto le ossa, adesso è colei che rappresenta i ragazzi che hanno bisogno sull'emigrazione, eccetera. Io te la lascio l'intervista. No, se faccia le ossa non la scolpiamo, per non se... che veramente... E che lavoro fai? Pino, mi chiami quando c'è il premio di Maduro, dello Presidente. Quindi tu che lavoro fai? Io ho iniziato qui come giornalista per il Corriere Canadese. Sei una collega? Sì, sono una collega. Adesso però sto studiando risorse umane e nello stesso tempo stiamo lavorando con un avvocato di immigrazione. Perché credono quando cambiano? Ma è una cosa che non è possibile. Allora, sei counselor. Abbiamo un percorso, siamo un percorso insieme, perché chiaramente... Siamo colleghi, in un certo senso. Siamo colleghi, sono anche io. Ecco, lei arriva a pensare le pezze. Ma quando ci vediamo, scusa, no? Nel senso, no, quando ci vediamo, non pensate male.
è la prima settimana che ci vediamo qua. È vero, da una settimana che ci intravediamo, ma non abbiamo mai parlato prima di adesso. Non parlare, scusa, ma lei parla. Ci siamo intravisti perché per l'appunto sono di Maierato, come i signori Callico, quindi ho un buon rapporto con loro. Vivi qua? Sì, attualmente sto vivo e sto studiando qui risorse umane. Allo stesso tempo sto lavorando con un avvocato dell'immigrazione, stiamo cercando di aiutare più connazionali a vivere e lavorare in questo paese. Allora, quanti, non facciamo una cosa, adesso ci sarà il tema di Domenico Maduro, il nostro presidentissimo. Quando ci vediamo prima di partire? Quando vuole. Allora, noi siamo a Monte Carlino e poi partiamo martedì, però siamo per venire anche, per ritornare anche marzo-aprile, perché dobbiamo fare delle belle cose. Ci vediamo su questa pagina, quindi complimenti. Ci vedremo domani, credo, domani sera sarete alla... Da Franco Bisignano. Ok, no, cercherò di venire allora da Franco Bisignano in caso. Ti aspettiamo. No, domani sera avrò una cena sempre con i signori... O meglio, chiudo con il sì, nostro figlio. No. È un'altra associazione, ci saranno i signori Calipo là, però... Ma c'è Mastruzzo, ma strano, c'è Mastruzzo. Non è qui adesso. Mastruzzo è stato il primo anno che siamo stati qua in Canada, ero a 5 stelle, pensa un po'. E come, ci vediamo allora... Sì, ci vedremo assolutamente. Domenica siamo al lago. Allora, se tu domani sera ti fai una passeggiata, vieni siamo... Adesso gli lascio anche il mio biglietto da visita. Sì, sì. Prima di andarci a questo complimenti veramente, è sicuro bello, collega, bella, brava. Qui abbiamo altri imprenditori, ci vediamo dopo. Va benissimo, sì. Grazie veramente, grazie a voi. Ci stiamo rincorrendo, noi è tutto un film. Imprenditore, sì. Giovane, grande amico. Benvenuto, come va? Ben trovato. Giovane, ho detto imprenditore e amico. Amico, allora, il 1% ce l'avete messo voi. Okay. No, è una persona straordinaria. Ci vediamo ogni anno, c'è un grassato, sì. Che mi trovo buono. Lui è Siderno, questa grande, no? Siderno Mix. Ti metto a sciopare, non so che ce la fa. Sì. Vieni. Tutto a posto allora? Quanto vi fermate? Poco tempo. Poi però febbraio marzo veniamo torno perché abbiamo dei progetti importanti che poi ne parleremo con in sì, primo. Senz'altro. La Calabria che la vuole. Grazie. Serebbe, scusa, ma ci sei collega che non è se tu e tu madura. Tieni ragione. Tutto bene, dove andate? Diciamo questo, facciamo questo. Giovane imprenditore. Studi. Sentite che sta facendo. Ma perché gridano? Cantano. Mi fa esce anche. Io non so che sta facendo. Dico bello. No, ma io. Parli, you speak English? Yes. Io no. E basta solo italiano? No, yes. Oh, ma parlo un po' italiano, parlo un po'. Yeah. Che sei nato qui o qua a Toronto o... Toronto. Yes. Che lavoro fai? Yeah. Lavoro, job. Real estate. Real estate. With Green Park. Green Park. Yes. Ragazzi, attenzione, Green Park è una delle aziende più importanti che c'è nel mondo, eh. Yes. Green Bark si occupa di che cosa? Anche in inglese, diglielo in inglese. Sì. Green Bark è la prima azienda nel mondo, eh. Grazie davvero, yes. Grazie per me. Grazie per me. Io invece me ne ha birra. Io mi ne ha birra. Tu fai un muratore. Il muratore qua è a Toronto. Però si mette pure i mattoni, si mette pure i mattoni. Si mette tutto. Si mette tutto. I mattoni. Insomma, tutti gli amici di Rossano. Pure i gregoriani. Gregoriani, sì, perché sai, tutto quanto. Lo senne, lo senne. Dove tua moglie? È là. Sta cogliendo soldi. Vieni qua, questo è il mio cognato. Vieni qua. Vieni qua. Allora, dentro non posso mangiare perché... C'è Romolo che ti vuole... C'è Peter Lepre, aspetta, Peter Lepre, ragazzi. Allora. Adesso vi faccio raccontare una storia. Allora, la storia, scusate se mi sono... È un grande amico. Allora, ciao Pippo, come stai? Buonasera. Peter Lepre, mister Peter Lepre. Quanti anni fa ti ho intervistato? Diciamolo al popolo calabrese, se no non è... Sono come minimo 20 anni, 25 anni sicuro. Allora ragazzi, cercate di...
potete anche copiare, potete fare quelle che volete, ma qui siamo 25 anni, 25 ed era praticamente, adesso lui è medico, psicoterapeuta, però si occupava dei polli. No, puoi venire, non ti facciamo niente, scusa. No, okay. Sì. Ma vicino a Nick era, della metropoli di Sant'Onofrio, Catanzaro, Vibo. Allora, Vibo dove c'è la nostra emittente, la C, canale 19. Allora, permettetemi di dire che questo signore è stato uno dei pionieri della televisione calabrese e si merita veramente un grande applauso, perché è stato uno che ci ha sempre creduto di tenere i legami tra gli emigranti calabresi che vivono in Canada e con i calabresi che sono in Italia. Quindi tutte quelle cose belle che si fanno qui in Canada da noi calabresi le ha riportate per farle sapere ai nostri amici, alle nostre famiglie, a tutti quelli che almeno pensano qualche volta che il nostro sudore, i nostri sacrifici sono valsi a qualche cosa. Mi hai commosso. No, è vero, perché questo, quando lui ci mette il cuore, lui c'ha anche un grande cuore. Lui è uno dei, politici onesti, e quindi l'onestà in politica forse non paga sempre. Esattamente, non paga sempre. Però è meglio essere onesti. Possiamo ritornare. Possiamo andare fuori a testa alta, sì. Perché almeno abbiamo rispetto e soprattutto il riconoscimento a parte come te, che è apprezzato e apprezzi quello che è di bello della Calabria, quello che rappresenta la cosa più bella della Calabria e che la fai conoscere ai nostri cari amici che vengono in Calabria in questo modo. Quindi grazie a te, grazie a tutti, tutto quello che hai investito è stato qualcosa, sia un investimento morale sia finanziario, che l'hai fatto dalle tue tasche col tuo lavoro, quindi viene il tempo di essere riconosciuto e speriamo che ti riconosceranno in Calabria per quello che hai fatto. Il pubblico ci vuole bene, grazie Peter. Ci vediamo domani, però ci vediamo. Sì, sicuramente, domani sera. Sì. Grazie, mi hai commosso veramente. Queste sono delle belle parole straordinarie. Fare, no? No, è bravo, ho detto le intelligenze, politico serio, politico onesto, ma si può sempre ritornare. Quando uno è onesto, puoi ritornare, quando uno è ne poco. Non puoi ritornare, lo sai. Ci sape fare. Sape fare. Però è di cuore. Bravo, bravo. E quello dici tu. Tu invece che fai nella vita? Io abito qua, sono nato qua. Però sei il cuore pure là. Veramente là. Io vado spesso, mi piace andare. Questo pezzo però lo vuoi scrivere, perché questo qui racconta, questo signore, medico, racconta la storia che abbiamo fatto e che siamo andati a fare qui in Canada per mantenere i rapporti calabresi. Dice una cosa molto bella, con le nostre tasche. Cioè, nel senso, capito che non abbiamo fatto, lo abbiamo fatto con il cuore, punto. Ok? Ce l'abbiamo. È proprio bello questo. Grazie di cuore. Sera, finiamo noi.